Sembra tutto così tranquillo da quassù. Lo sembra sempre, ma non è mai così. Lo so, Icaro, anch'io vorrei riposare. Ho incontrato molte persone. Arconti, re e ora Isu. Sono tutti uguali. Fa questo, portami quello, uccidi quell'altro. Non so quanto potrò andare avanti. Se fossi io a governare, le cose sarebbero molto diverse. Cosa c'è, Icaro? Vuoi un discorso dal tuo nuovo sovrano? Tu, porta il cibo! Tu, il vino! Poiché stanotte banchetteremo finché i nostri ventri non saranno tondi come la luna! Non era male. Non ho vino, ma se ti porto un po' di pane, mi aiuterai? Non dovresti avvicinarti così di soppiatto. Mi dispiace, non volevo interrompere il tuo discorso, Dicaste. Ah, stavo solo fantasticando. Chiamami Cassandra. A me sembrava veramente perfetto, Dicaste Cassandra. Cassandra può bastare. E tu come ti chiami? Alcone. Sei ancora più speciale che nelle fiabe che i miei genitori mi raccontavano. Che cos'hai? I miei genitori sono scomparsi. Sono usciti per i loro incarichi e non sono più tornati. Gli Isu non mi aiutano. Ma poi mi sono ricordato di quando hai aiutato una ragazza nell'oltretomba a trovare i suoi genitori nell'Elisio. Così sono venuto da te. Si chiamava Febe. Eravamo molto amiche. Ora è in un luogo migliore di quello in cui l'ho trovata. È stata fortunata ad averti al suo fianco. Farsi nuovi amici non guasta mai. Forse io e te, Alcone, potremmo diventarlo. Ti piacerebbe? Più di ogni altra cosa. Hai detto che i tuoi genitori non sono mai tornati a casa. Se mi dici che incarichi hanno e come si chiamano, forse riuscirò a trovarli. Mia madre si chiama Rene. Lavora al porto. Papà si chiama Damade ed è assegnato alla cava di Adamante. Sei molto coraggioso. Ora torna a casa al sicuro. Andrò a parlare con il capitano del porto e chiunque comandi alla cava. Verrò da te appena saprò qualcosa. Dicaste, sei qui per analizzare le impreviste permutazioni dei coralli attaccati agli scafi delle nostre imbarcazioni? No, cerco una donna di nome Rene. Beh, allora, temo di non avere alcuna autorità in materia. Non posso aiutarti. Suo figlio è molto preoccupato. Facendo. Mi piacciono gli umani e mi piaceva Rene. Povero Alcone. Ma se mi sentono parlare con te, mi uccidono. Dimmi dov'è o ti faccio a fette! Ti ho detto che io non so nulla! Troverai il mio contatto non lontano da qui. Ma fa attenzione, ti hanno teso una trappola. Tu hai fatto infuriare la Dicaste! Grazie.
Sei compassionevole, Dicaste. Solo tu puoi fermare la tempesta che sta per scatenarsi tra gli umani e gli Isu. Ah. Il capitano del porto aveva ragione. Mi stanno aspettando. Sarebbe un peccato deluderli. Che pinchilli non esti! Sì, questo Sario ha rapito Rene. Lo troverò. Ci sono parecchie guardie per una cava. Chissà perché. Questa zona è ben difesa. Quale onore! Come hai superato le mie guardie? Sto cercando Damade. E perché, o grande Dicaste, staresti cercando degli umani scomparsi? Non ho mai detto che è scomparso. Davvero sagace, mezzo sangue. Quando i miei umani portano la Damante alla camera di sperimentazione, a volte non fanno ritorno. Occasionalmente cadono nelle fessure, come dei ratti. Un ragazzino è preoccupato per suo padre. Dimmi solo dov'è questa camera di sperimentazione. La tua compassione per gli umani è improduttiva. E il tuo odio per gli umani è autodistruttivo. Ah, e va bene.
è nel giardino di Cimopolea. Ma sprechi il tuo tempo. Le porte sono chiuse. Allora devo soltanto trovare la chiave. Puoi provarci, Mezzosangue. Sai, trattare gli umani come dei parassiti ti costerà caro un giorno. Considerati fortunato che quel giorno non sia oggi. Suona. E cosa se ne fanno gli Isu di tutto quell'adamante? Alcone si starà chiedendo che fine ho fatto. Andrò da lui. Dicaste Cassandra, hai trovato mamma e papà? Non ancora, ma so che un Isu di nome Sario li ha portati in una sorta di camera di sperimentazione. Sario? Ma era sempre così gentile con noi. Ci dava cibo e ci difendeva quando gli altri ci chiamavano ratti. Sai dove posso trovarlo? Le porte della camera sono chiuse e lui è la mia ultima speranza per entrare. Di solito è alla casa fortificata di Mneseo. Ma ci sono sempre un sacco di guardie lì. Niente che possa fermarmi.
somiglia a quella che mi ha dato Atlante. Forse mi aiuterà a entrare nella camera di sperimentazione. Sembra il posto perfetto per nascondere degli umani scomparsi. Chiusa. Ma forse so come aprirla. Più complessa è la chiave, più grande è il segreto. Qualcuno vuole davvero evitare i visitatori.
questo che cos'è? Malaka! Ah, ti aspettavo, Cassandra. Benvenuta dove nascono le leggende. Chi ha parlato? Mostrati! Mi chiamo Aiden, sono uno scienziato e in molti sensi questi sono i miei figli. Tu hai creato il Minotauro, i Ciclopi, il Terrore Serpeggiante. Sono dei mostri. Non è ciò che tutti siamo, esseri imperfetti che lottano per raggiungere il potenziale definitivo. Non è per questo che sei qui. Sono qui perché i genitori di un bambino sono scomparsi e gli indizi puntano verso di te. Davvero molto umano. Damade! Rene! Siete qui? Qui! Siamo qui! Aiutaci, ti prego! Dicaste, sei qui? Lyra, e tu che ci fai qui? Sono venuti a prendermi di notte. Non sarò mai al sicuro. Niente paura, tirerò tutti fuori di qui. Non ti hanno insegnato che mentire è crudele? Cosa? Crudeltà è rapire queste persone per fare esperimenti. Senza i sacrifici non ci sarebbe il progresso. Senza gli esperimenti non esisterebbe la perfezione. Infrangi la legge di Poseidone! Sto acquisendo conoscenza per il bene di Atlantide. L'ottusità di Poseidone ci tiene nell'oscurità. Ma siamo vicini. Molto vicini. Atlantide è sull'orlo di una guerra per colpa degli Isu che la pensano come te. È per questo che ci stiamo armando a dovere. Lascia andare queste persone. È troppo tardi per loro. Il progetto Olimpo è già iniziato. Un umano è fuggito prima che la trasformazione fosse completa e ha causato vittime. Non accadrà di nuovo. Credo che tu possa capire. Quindi, hai visto la bestia che diventa? Porterò in salvo queste persone. Non vuoi sapere cosa c'è dietro questa porta? Va bene, starò al gioco. Dimmelo. Perché dirtelo quando posso mostrartelo?
Sappi solo che entrare nella camera significa rinunciare a salvarli. Non puoi avere entrambe le cose. E se ti uccidessi, liberassi queste persone e sfondassi la tua stupida porta? Non puoi uccidermi, Cassandra. Vedo che esiti. E se ti dicessi che la più grande conquista di Atlantide si trova dietro quella porta e che dobbiamo tale conquista a te? Di che cosa stai parlando? Della via per l'immortalità. Per te, per noi. Accogli il tuo retaggio, dimentica questi miserabili umani, abbandona la moralità e troverai le risposte a tutte le tue domande dietro quella porta. Ti prego, salvaci o moriremo! Rinascerete! Non vuoi conoscere il vero motivo della tua presenza qui? Libera gli umani e la porta resterà chiusa per sempre. Attraversala e si chiuderà dietro di te. Questi ratti saranno miei. Cosa scegli di Caste? La loro vita o il tuo destino? Fanculo la tua porta. Ho promesso a un bambino che gli avrei riportato i suoi genitori ed è esattamente quello che farò. Oh, molto deludente. Ma non importa. Se ci sono due cose che abbondano ad Atlantide sono l'adamante e gli umani. Forza, andiamocene. Grazie, Dicaste. Rivedrò il mio alcone. Presto! Come possiamo ricompensarti? Dite a vostro figlio che se un Isulo chiamerà di nuovo ratto, la Dicaste Cassandra se ne occuperà personalmente. Poseidone mi ha mentito. Hanno fatto esperimenti sugli esseri umani per tutto questo tempo. Sei di ritorno, Dicaste. Posso solo presumere che tu abbia prestato il tuo giudizio ad Atlantide. Hai detto di aver bandito la sperimentazione sugli umani. Menzogne! Gli Isu hanno perso il controllo! Di cosa stai parlando? Le mie leggi sono assolute! Tutti devono rispettarle! L'ho sancito io! Le tue leggi non hanno fatto nulla! Le persone soffrono sotto la tua guida, e tu non te ne accorgi! Nessuno avrebbe l'ardire di disobbedirmi. Sicuramente ti sbagli! Dovresti ascoltarla, sai. Giunone! Impossibile! Ti è proibito accedere alla città! Guardie! Le guardie rispettano i tuoi figli. E quando hai nominato Dicaste questa mezzo sangue, i tuoi figli si sono ribellati a noi. Nemmeno i miei figli si sono inchinati di fronte alla violenza! Gli umani scateneranno una guerra, che lo vogliamo o no, Poseidone.
Dovrebbero, dopo quello che hai fatto. Vuoi dire quello che ci hanno costretto a fare? Poseidone si preoccupa del sole e del suo progetto di rigenerazione della flora. La catastrofe è in arrivo, su questo concordiamo. Ma il problema è uno solo: l'umanità. Non puoi fidarti di Aita! È pazzo! Non hai idea dei mostri che ha intrappolato nel suo covo segreto. Solo Poseidone non lo sapeva. Mia moglie era a conoscenza di tutto. Il progetto Olimpo è una mia idea, Mezzosangue. Un ciclo di Atlantide non deve per forza concludersi con una catastrofe. È molto peggio. Abbiamo rilevato dei cambiamenti sulla superficie del Sole. Se non ci prepariamo... Se non ci prepariamo, gli umani ci uccideranno tutti. L'unica catastrofe ecologica che esiste è quella che abbiamo creato noi. Al mio arrivo, Poseidone ha detto che questo era il luogo per me. Ditemi il vero motivo della mia presenza qui. Ora! Che tristezza. È ancora più umana di quanto mi aspettassi. Aita, rispondile. Con piacere. In te abbiamo trovato un'opportunità. Immagina le possibilità se duplicassimo la tua forma ibrida. Impiegheremmo la nostra tecnologia per controllare la tua mente. Ti useremmo per creare la più grande arma di Giunone. O meglio, avremmo potuto farlo. L'esperimento di mio marito era promettente, ma dopo le osservazioni abbiamo deciso che sei un fallimento. La nostra nuova arma è decisamente più letale. Il centimano, Aita, non faresti mai... L'ho fatto. Il centimano si ergerà. Il progetto Olimpo instillerà un terrore così profondo nel cuore degli umani che non penseranno mai di potersi ribellare. E tu dichiarerai mio marito Dicaste re. Dicaste, fermali! Se avranno successo, saremo spacciati, tutti noi! Fidati di me! Tu, occupati di questi due. Io trovo il modo di fermare il loro piano. È troppo tardi. La procedura è già andata a buon fine. Il centimano vive. Non lo sentite? L'hai fatto nel mio laboratorio sotto il palazzo? L'ingresso è stato chiuso quando ho bandito la sperimentazione sugli umani. Che cos'è questo rumore? È la vostra arma. Io mi occupo di loro due, ma tu devi fermare il centimano prima che ci uccida tutti. Presto! Esperimenti di Aita. Non posso avvicinarmi. Ah!
l'unico a morire! Straordinario! Nessun altro umano è alla tua altezza. E nessun Isu. Dove sono Aita e Junone? Prigionieri.
per ora, ma non si fermeranno. Se la prigionia non li fermerà, allora lasciali da soli in una stanza con me. Mi accerterò che non facciano più male a nessuno. E cosa dimostreresti? Che sai essere crudele quanto Giunone e suo marito? Non voglio dimostrare niente. Voglio porre fine a tutto questo e salvare chi ha sofferto per la vostra arroganza. E così alla fine hai portato il tuo giudizio ad Atlantide. Molto bene, Dicaste. Hai ancora il manufatto di Cerbero? Non ti ho detto tutto sul tuo bastone. È un ponte tra le tue due entità, ma combinandolo con il potere dei manufatti che hai recuperato da Cerbero e dal Centimano, possiamo porre fine per sempre al ciclo di Atlantide. Non stavo solo risvegliando il mio sesto senso. Stavo liberando il potere per distruggere l'intera città. Nelle mani sbagliate quel bastone ha il potere di distruggere tutto. È per questo che tu, e tu soltanto, puoi esserne custode. Sembra che tu sapessi che sarebbe successo. Sono stanco, proprio come te. Ho atteso il giudizio finale di Atlantide per molti cicli. Vorrei solo che fosse giunto prima. Pensa alla sofferenza che avrebbe risparmiato. Se procediamo, tu e i tuoi figli. La mia famiglia ha avuto generazioni per mostrare bontà, modestia, temperanza. Non l'ha fatto. Perciò questa scelta è stata presa tanto da noi quanto da te. Gli umani di questa città non meritano di morire. Quando lo faremo, i corni suoneranno e gli animali saranno liberati. Gli umani dell'anello del Porimos sapranno di dover correre alle barche. Vi assicuro che fuggiranno. Se affondiamo la città con me al suo interno, morirò anch'io. No, tu sei il custode. Il bastone ti proteggerà. Purtroppo per te, questa non è la tua ora. L'hai detto tu stesso. Giunone e Aita non si fermeranno. Ho visto i laboratori e gli esperimenti. C'è solo un modo per porre fine alla sofferenza. Distruggere questo posto.
mio unico rimpianto è non aver imparato di più da te. Con il tempo avrei potuto diventare più umano. Caire, Poseidone. Custode del bastone, le tue prove sono concluse. Ancora nella sala del trono? Dimmi, ora che hai visto il destino di Atlantide, come ti senti? Vuoi sapere come mi sento? Sono stanca, Aletheia. Il tuo fardello è grande, custode. Il bastone alimenterà il tuo fisico, ma con il tempo dovrai imparare che la vera forza viene da dentro. Quindi cos'era tutto questo? Ciò che hai visto erano echi di ricordi. Distorti, ma non meno reali. Ricordi di chi? Degli Isu, alcuni persino miei. Nel mio periodo da Dicaste ho cercato di portare equilibrio ad Atlantide, ma non è bastato. Tu? E ora tu? Durante le mie prove ho rivisto mio nonno, Febe, Brasida. E persino il penno. E facendolo, hai superato una prova preziosa. Il bastone ha il potere di prolungare la vita. Ma non è quello il tuo compito. Devi imparare a dire addio ancora e ancora. E lasciare che la morte porti con sé ciò che le appartiene. Loro erano reali. Loro sono sempre con te. Perciò sì, con il tempo devi imparare a lasciarli andare. Ma quella sarà un'altra prova. Le mie prove nell'Elisio hanno portato distruzione e ribellione. Non a causa tua, ma di Persefone. Era una sovrana che controllava il suo regno con estremo rigore. Nell'Elisio ha appreso che il suo regno era destinato al fallimento. Nell'oltretomba ho visto un regno dominato dal caos. È così. Ade era un re che apprezzava tale caos. E il caos ha portato devastazione. Ma sappi che dovrai affrontare sofferenze ben più grandi prima che giunga la tua ora. L'Elisio e l'Oltretomba erano condannati. Ma ad Atlantide ho quasi pensato che io e Poseidone potessimo fare del bene. Eppure hai conosciuto gli Isu per ciò che erano veramente, imperfetti. Non importa quante volte io abbia visto l'eco di quel ricordo, la mia casa viene sempre distrutta. Sono pronta ad andarmene. Vieni con me. Dopotutto, siamo legate. Hai visto Persefone a regnare con ordine, Ade con il caos, e ad Atlantide hai persino governato in prima persona. È stato un disastro. Hai visto che per i custodi non esiste via che conduca al potere. Con il bastone hai la possibilità di mettere in ginocchio questo mondo, ma non è il tuo ruolo. Devi usare la tua forza per contenere il potere del bastone, controllarlo, custodirlo.
Una volta mia madre mi disse che gli dèi mi mandarono a proteggere questo mondo. Le diedi la mia parola. E ora do la mia parola a te. E che mi dici della tua parola, erede dei ricordi? Devi svegliarti e riscattarti prima che sia troppo tardi, o sarai tu a distruggere questo mondo. Ora svegliati. L'intruso ti ha trovato. Svegliati. Ora! Sei? Parli da sola, Leila Assali. Il manufatto Isu ha chiaramente provocato delle ripercussioni su di te. Stai impazzendo. Signor Berg, finalmente ti fai vivo. Davvero notevole. Sapevo che tu avresti scoperto questo posto. Ma hai lasciato l'Abstergo prima di poter essere assegnata alla missione. Sigma 6 l'ha trovato facilmente quando ha intercettato le nostre comunicazioni. Sapevamo che eri tu. Corretto. Quello che non sai è che vi ascolto da molto più tempo. Fin da quando hai trovato il libro di Erodoto. Grazie a ricerche dei Templari che avrai trafugato. L'Abstergo è un covo di criminali e tu non sei altro che il loro sicario. Un'affermazione legittima. Che mi dici della squadra Sigma che ho mandato a cercarti? L'hai sterminata. Senti, ho visto i tuoi file sul database dell'Abstergo. So di Elina. Se sapessi cosa può fare il bastone per lei... Non osare parlare di lei. Allora scordati il mio aiuto. Cercavo un compromesso. Nessun compromesso. Il manufatto viene via con me. Non avevi alcun motivo di fare del male a Diana. Era me che dovevi cercare. Eri la prossima sulla lista. Oggi depennerò il tuo nome. Sei un grandissimo idiota, Ozzo. Ora basta! D'accordo. Il mondo va incontro alla sua inevitabile fine. Non importa più da che parte tu scelga di stare. Forza! Dammi il bastone. Sì, che importa. Resterò sempre un'assassina. E se vuoi il bastone, dovrai strapparlo al mio cadavere. Prima Victoria e ora io? Ammettilo, non sai controllare il potere del manufatto. Sai cosa mi piace del bastone? Non gongolare. Ti rende... immortale. Meschina fino in fondo. Ozzo, a me non importa se vivi o muori. Devi solo levarti dai piedi. Accettalo. I Templari hanno perso. Altair 2, rispondi! Altair 2, rispondi! Atlantide è stata compromessa! Le mie gambe... Aletheia! Aletheia! Ok, pensa, Leila. Le comunicazioni sono interrotte. Come chiedere aiuto?
Vic, non posso farcela senza di te. Ho cercato di nasconderlo, ho paura. Non so quello che sto facendo. Sono sola. Ho bisogno di te. Ti prego, torna da me. Dammi solo un segno. Qualsiasi cosa. Il tuo auricolare. Qualcuno mi sente? Victoria, abbiamo cercato di forzare le comunicazioni. Prima abbiamo perso i vostri segnali vitali e poi... Alanna, sono io. Leila, come... Questo è il canale di Victoria. Lei dov'è? Cos'è successo lì sotto? Hai completato le prove? Sì, abbiamo il bastone. Ho completato le prove, ma... È incredibile! Un vero manufatto ISU sotto il controllo degli assassini! Questo cambia tutto. Non ho niente sotto controllo, Alanna, e non è cambiato nulla. L'intruso è Otzoberg, nella sala del trono con me. Ti spiegherò tutto, ma i Templari sanno quello che stiamo facendo e sono sulle nostre tracce. Ora devo uscire da qui. Lui è lì. Stai bene? Abbiamo combattuto. È svenuto, ma è in condizioni stabili. Non chiedermi di andare a controllare. Non l'hai ucciso, vero? No. È ancora vivo. Tieni duro, Leila. Veniamo a prenderti, ma potrebbe volerci un po'. Cosa farai nel frattempo? Finché non arrivate, torno nell'Animus. Ci sono molte persone a cui devo dire addio. Damade! Rene! Siete qui? Qui! Siamo qui! Aiutaci! Ti prego! Dicaste, sei qui? Lyra, e tu che ci fai qui? Sono venuti a prendermi di notte. Non sarò mai al sicuro. Niente paura, tirerò tutti fuori di qui. Non ti hanno insegnato che mentire è crudele? Cosa? Crudeltà è rapire queste persone per fare esperimenti. Senza i sacrifici non ci sarebbe il progresso. Senza gli esperimenti non esisterebbe la perfezione. Infrangi la legge di Poseidone! Sto acquisendo conoscenza per il bene di Atlantide. L'ottusità di Poseidone ci tiene nell'oscurità. Ma siamo vicini. Molto vicini. Atlantide è sull'orlo di una guerra per colpa degli Isu che la pensano come te. È per questo che ci stiamo armando a dovere. Lascia andare queste persone. È troppo tardi per loro. Il progetto Olimpo è già iniziato. Un umano è fuggito prima che la trasformazione fosse completa e ha causato vittime. Non accadrà di nuovo. Credo che tu possa capire. Quindi, hai visto la bestia che diventa? Porterò in salvo queste persone. Non vuoi sapere cosa c'è dietro questa porta? Va bene, starò al gioco. Dimmelo. Perché dirtelo quando posso mostrartelo? Sappi solo che entrare nella camera significa rinunciare a salvarli. Non puoi avere entrambe le cose. E se ti uccidessi, liberassi queste persone e sfondassi la tua stupida porta? Non puoi uccidermi, Cassandra.
Vedo che esiti. E se ti dicessi che la più grande conquista di Atlantide si trova dietro quella porta e che dobbiamo tale conquista a te? Di che cosa stai parlando? Della via per l'immortalità. Per te, per noi. Accogli il tuo retaggio, dimentica questi miserabili umani, abbandona la moralità e troverai le risposte a tutte le tue domande dietro quella porta. Ti prego, salvaci o moriremo! Rinascerete! Non vuoi conoscere il vero motivo della tua presenza qui? Libera gli umani e la porta resterà chiusa per sempre. Attraversala e si chiuderà dietro di te. Questi ratti saranno miei. Cosa scegli di Caste? La loro vita o il tuo destino? Mi dispiace. No! Ti prego! Non te ne andare! Cosa? No, è impossibile. Tu, si è sempre trattato di te. Umanità, Isu, perfezione. Il sangue Isu che scorre nelle tue vene ti rende il contenitore perfetto. Ti ha donato resilienza e la nostra consapevolezza. Più di ogni altra mia creazione, sei ciò a cui è sempre servito il progetto Olimpo. L'arma definitiva. Immagina se controllassimo un esercito di soldati come te. L'inevitabile guerra tra umani e Isu finirebbe in un istante. Questi contenitori sono vuoti. Il tuo progetto è fallito e presto sarai morto. Divertente fino alla fine. Questi esperimenti si sono spinti troppo oltre. Poseidone verrà a sapere tutto.